in tranquillità, in serenità e con un criterio che sia equo. Si sono dati appuntamento sotto Palazzo Carafa i lavoratori della Monteco che a loro dire, non ascoltati dall'azienda, sperano nel supporto del primo cittadino. Quando i lavoratori, diciamo, protestano, hanno come interlocutore naturale l'azienda. No? Infatti. Allora, infatti solitamente questa organizzazione... Fammi finire, se no me lo spiego. No, però determina che la rappresentanza dei lavoratori si mette davanti all'azienda perfetto. E chiede... Perfetto. Queste stesse richieste trasferite al datore di lavoro. Non abbiamo tempo più da perdere, intanto normalmente perdiamo soldi. Alla base della scelta odierna la nuova organizzazione del lavoro, con una turnistica rinnovata senza consultare i sindacati e comunicata con una nota il 28 dicembre scorso. I rappresentanti dei lavoratori chiedono il ritiro immediato di una decisione unilaterale, presa senza avere spiegato neppure i criteri alla base della scelta dei lavoratori interessati. Perché non si rispettano le squadre, non si rispettano le zone previste dal capitolato d'appalto. Quello che lamentano i lavoratori è la mancanza totale di relazione tra azienda e sindacati, che poi devono essere i portavoci dei lavoratori stessi. Perché l'azienda è sorda ad ogni richiesta di incontro, è sorda ad ogni tentativo di mediazione. L'azienda usa solo un metodo, la protervia. Il comandare fine a se stesso, diciamo noi. Servirebbe per la città un po' più di dialogo, anche perché siamo pronti a scioperare per 2 giornate con ulteriori disagi per la città che chiaramente preannunciamo. Per questo chiediamo a tutti coloro che hanno delle responsabilità di poter in qualche modo poter ragionare per far rientrare la vertenza.